Ciao a tutte ragazze, benvenute o bentornate sul mio canale. Oggi parleremo di questa fresa che mi è stata omaggiata dall'azienda Delani, spero di averlo pronunciato bene. E è acquistabile su Amazon, quindi vi lascerò il link nell'info box e ho anche un codice sconto per voi per poterla pagare di meno, mi sembra del 20% se non erro, dopo vi metto tutto nell'info box comunque. Allora, cosa ne penso? Questa fresa mi è piaciuta molto per tantissimi motivi. Allora, innanzitutto mi piace tantissimo il design, è molto molto particolare, fatta a forma di mezzo cerchio, molto molto carina. Il manipolo si può infilare qui dentro, è veramente carina carina da avere sul tavolo. Anche il colore oro rosa è veramente stupendo, sono innamorata io del colore oro rosa. E la particolarità di questa fresa è che è anche ricaricabile, che vuol dire all'interno ha delle batterie e voi la tenete in carica 2 ore e poi potete tranquillamente portarla in giro senza il cavetto, quindi è portatile, ve la mettete dentro la vostra borsa e andate a fare la manicure a magari una sorella, una mamma, a chiunque volete, ve la portate dietro. Sul sito c'è scritto che ha una... che dura, scusatemi, 8 ore di autonomia. Io non l'ho mai testata fuori, diciamo, da casa, quindi non l'ho mai portata con me, non so dirvi di preciso se effettivamente dura 8 ore, però penso che almeno un 5-6 ore vi dura, magari non 8 precise, ma un 5-6 ore sicuramente. Allora, all'interno, oltre la fresa, abbiamo anche questo kit di punte. In totale sono 6, sono tutte punte diamantate per la dry manicure. Adesso ve le apro. E in più abbiamo anche il mandrino con le ricariche. Le ricariche sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6, questa qui. Allora, il manipolo è veramente, veramente... leggero, non mi veniva la parola, scusatemi, è veramente leggero. La punta si mette all'interno con lo scatto classico. Vedete, ha fatto il click. Voi mettete all'interno la punta, come le classiche punte, non la spingete troppo all'interno, magari lasciatela un pochino fuori e poi la richiudete. È un po' dura, ok, eccola qua. Allora, in totale ha 35.000 giri, come vedete qui ha tutti questi pallini per regolarvi con i giri, che trovo veramente veramente comodi, perché per esempio nella mia marathon tutti questi pallini qui non ci sono, quindi devo fare un pochino ad occhio. Invece così, soprattutto per le principianti, è molto comodo per regolarsi per i giri per esempio della manicure. Allora, come watt mi sembra che abbia 18 watt, secondo me un po' pochini per una fresa, però la trovo veramente valida. Vibra un pochino, perché io ovviamente l'ho già testata, quindi un pochino vibra. Secondo me è una fresa di buona qualità, però ovviamente non la consiglio a chi fa questo lavoro professionalmente. In che senso? Per caso, se avete un salone, quindi lavorate tantissimo con le clienti, magari fate un 5, 6, 7 clienti al giorno, non vi consiglio di prenderla, perché comunque un pochino vibra. Se invece siete delle principianti che volete prendere una fresa economica ma comunque valida per iniziare, magari per il vostro primo corso, vi consiglio di acquistarla, perché comunque per il prezzo che ha, se non sbaglio dovrebbe costare sui 59 euro, per il prezzo che ha è comunque molto molto valida. Come vi dicevo, un pochino vibra. Allora, qui abbiamo anche il bottoncino per cambiare la rotazione. Mi raccomando, quando cambiate la rotazione spingete sempre la vostra fresa, perché sennò la andate a rovinare. Adesso ve la accendo, non fa neanche tantissimo rumore. Adesso siamo a oltre metà, però un pochino vibra, non fa tantissimo rumore. Io l'ho testata per la dry manicure su di me e mi sono trovata bene, però vi ripeto, un pochino vibra, quindi vi può dar fastidio. Se siete abituate alla vostra marathon che non vibra assolutamente,
Questa qui comunque non vi troverete super super bene, è valida secondo me per le principianti che stanno per iniziare ad entrare in questo mondo e quindi stanno facendo i loro primi corsi. Per queste persone la trovo molto valida. Per quanto riguarda invece quelle persone che si trovano in questo mondo già da un po' e vogliono una presa molto molto professionale, non vi consiglio di prenderla, ma vi consiglio piuttosto di andare a prendere una Marathon, appunto. Come vi dicevo, a me è piaciuta, vi lascio il codice sconto nell'info box, spero davvero che questa recensione vi sia stata utile, fatemi sapere nei commenti se la acquisterete e fatemi sapere anche se volete che vi faccia direttamente un video magari mentre smonto delle unghie su una cliente oppure mentre faccio una dry manicure su una cliente per avere anche il punto di vista della cliente se può dar fastidio alla vibrazione oppure no. Fatemi sapere tutte queste cose nei commenti e niente, vi aspetto nel prossimo video. Ciao a tutte!